Ciao a tutti e benvenuti sul canale Excel Espresso. In questo terzo video, dedicato alla formattazione condizionale, vedremo come si crea una regola partendo da zero, come estendere la formattazione ad altre celle e come dare riferimenti corretti per non incappare in errori. Se nei video precedenti abbiamo visto come applicare la formattazione condizionale usando le regole che Excel ci propone di default, oggi vedremo passo passo come creare una formula che ci permetta di impostare una formattazione. Partiremo da qualcosa di semplice, ricreando la formula che abbiamo visto nel primo video. Se ve lo siete perso, in descrizione trovate il link. In sostanza, vogliamo evidenziare quelle regioni che hanno una popolazione superiore a 5 milioni di abitanti. Selezioniamo quindi l'intervallo B3-B22, portiamoci in formattazione condizionale, quindi andiamo in nuova regola e scegliamo utilizza una formula per determinare le celle da formattare. Nel campo formatta i valori per cui questa formula restituisce vero, scriviamo questa formula, uguale B3 maggiore di 5 milioni. Una premessa importante. Quando scriviamo una formula o una funzione nel foglio di Excel, partiamo sempre con il simbolo dell'uguale. E la stessa cosa dobbiamo farla per la formattazione condizionale. Anzi, alcune volte, per le formule più complesse, e lo vedremo successivamente, viene comodo scriverle nel foglio di Excel e dopo copiarla all'interno della formattazione. Probabilmente vi starete chiedendo perché ho indicato solo la cella B3 nella formula e non l'intero intervallo, visto che il controllo lo facciamo su tutte le regioni. Beh, la risposta è molto semplice. Se pensate ai riferimenti assoluti o relativi, ho fatto un video dedicato a questo argomento, la risposta arriva da sé. Non avendo vincolato la cella B3 con il simbolo del dollaro, il riferimento sarà dinamico e quindi partirà dalla cella B3 fino ad arrivare alla cella B22. Data questa piccola spiegazione, andiamo a scegliere il formato. Mettiamo per esempio un riempimento verde. Diamo OK. E quindi ancora OK. Il risultato sarà quello di evidenziare quelle regioni la cui popolazione sia superiore ai 5 milioni di abitanti. Ok, ora che abbiamo capito come impostare le formule, come potremmo fare per evidenziare l'intera riga della tabella nel caso si verificasse una determinata condizione? Supponiamo ora che vogliamo evidenziare l'intera riga per quelle regioni che abbiano meno di un milione di abitanti. E questo valore lo andiamo a mettere nella cella H1. Faremo una selezione mirata, ma solamente perché successivamente voglio farvi vedere come poter copiare velocemente la formattazione condizionale ad altre celle. Selezioniamo la riga inerente ai dati della Basilicata, quindi il range A4-F4. In formattazione condizionale andiamo in nuova regola, utilizza una formula per determinare le celle da formattare e quindi come formula andiamo a scrivere uguale dollaro B4 minore di dollaro H$1. Prestate attenzione perché in questo caso dobbiamo mettere il simbolo del dollaro prima della lettera B, per far sì che il controllo venga effettuato solo ed esclusivamente sulla colonna B. Mentre dollaro H e dollaro 1 lo dobbiamo mettere perché il confronto va effettuato solo ed esclusivamente con il contenuto della cella H1. Quindi il riferimento deve essere assoluto. Andiamo ad impostare il formato. In questo caso mettiamo un colore giallo, diamo OK e ancora OK. In questo modo andremo ad evidenziare l'intera riga.
E come fare per estendere questa formattazione all'intera tabella? Più semplice a farsi che a dirsi. Possiamo seguire due strade ugualmente valide. Entrare nella gestione delle regole e modificare l'intervallo a cui applicare la formattazione. Andiamo ad estendere la selezione a tutta la tabella. Diamo applica e potete vedere il risultato. Facciamo un passo indietro rimettendo il riferimento come era in precedenza, quindi solo per l'intervallo A4-F4. Diamo applica. Ok. E a questo punto, per utilizzare una seconda strada, sarà sufficiente premere sul pulsante copia formato ed estendere la selezione a tutta la tabella. Vi faccio notare che uno dei principali motivi che comporta l'errato funzionamento della formattazione condizionale è il fatto di dare dei riferimenti errati all'interno della formula. Guardate cosa succede se andiamo in gestione delle regole e modifichiamo questa regola semplicemente togliendo il dollaro davanti alla cella B3. Diamo ok, diamo applica. Il risultato è decisamente inaspettato. Quindi, se in passato vi siete trovati in difficoltà con la formattazione condizionale, ora conoscete una delle possibili cause. Se invece siete alle prime armi, sapete dove prestare maggiore attenzione per far sì che ogni cosa funzioni correttamente. Per oggi è tutto, ma ci vedremo la prossima settimana dove useremo formule un po' più complesse. Come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e se il video vi è piaciuto mettete un like. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campana di notifica. Vi invito inoltre a visitare il mio sito web www.excelespresso.it dove potrete trovare tante altre informazioni e curiosità. Excel Espresso! Il modo più semplice e veloce per imparare ad usare Excel.